Buongiorno a tutti, sono Vittorio Mortarotti. Buongiorno a tutti, sono Anush Hamzeyan. Per l'edizione 2020 di Fotografia Europea, avremmo presentato un progetto inedito dal titolo L'Isola. L'Isola è Yonaguni. L'Isola sarebbe stata, e speriamo sarà presto, un'installazione sonora e fotografica, quindi un racconto per voci e immagini di una comunità che scompare e di una lingua che viene dimenticata. Per darvi un'idea del lavoro che abbiamo svolto a Yonaguni, abbiamo deciso di leggervi una delle storie raccolte. E ve la leggo. Mi piace quando vado al mare e se guardo l'orizzonte mi sento bene. Il mare mi piace, anche se non nuoto. Mi piace guardare il paesaggio. Mi fa sentire bene. Mio marito, quando era giovane, era un marinaio. Io ho paura del mare, di solito non nuoto. Da bambini non ce lo permettevano. Andavamo a nuotare di nascosto, però mi fa paura il mare. Non vado spesso alla tomba di mio padre, ma servo tutti i giorni il tè a mio marito e gli racconto della mia giornata. Gli parlo dei figli e dei nipoti, forse non tutti i giorni, ma quando ho qualcosa da raccontare. Gli chiedo di proteggermi, anche per quel giorno. Per l'anniversario della sua morte preparo il sakè e i dolci e glieli porto. Le tombe qui sono a forma di ventre materno. Mio marito è morto a Naha, l'abbiamo cremato e portato qui. Abbiamo fatto il funerale, la tomba è qui vicino. Durante il rito per la festa del raccolto, ogni famiglia impiega molti soldi per donare alle divinità il riso e altre offerte. Nei giorni del rito io non mangio carne, parlo per me, non so gli altri. Durante i giorni del rito cerco di non mangiare carne, in quei giorni la divinità scende tra di noi. Gli Utaki sono dei luoghi sacri. Ci siete stati? Ci andavamo per il rito del raccolto, cucinavamo, poi offrivamo il cibo alle divinità. Negli Utaki c'era un posto in cui si pregava. Questo rito si chiamava Uchinigai. C'era un Utaki in ogni casa. Li abbiamo dimenticati. C'è chi è andato via, chi è morto. Ognuno ha la sua storia.